la luna nel petto, aprire la veste nel vento, muovere le braccia come le pale di un mulino. Pau En sostiene lo stemmato. Ancora. La luna nel petto. Aprire la veste nel vento. Muovere le braccia come le pale di un mulino. Pau En sostiene lo stemma. La mandibola, no, è dura. Il naso, gli occhi. Naso, occhi, gira la testa. Questo. Quindi, questo. Con i capelli, io tirerei i capelli e sposterei il naso, ad esempio, uno che ha i capelli, no? Come te. Senza capelli, questa cosa. In più mette la rotazione, quindi a questo modo di lavorare ci mette anche lo squilibrio, ci mette anche il naso, dai, ok, e poi volta, 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 ci siamo, è quello lì il lavoro. C'è l'imbarbaglio, poi c'è proprio un colpo, come un pugno, c'è un colpo che diventa tecnica, poi ti porti via il colpo, che diventa tecnica. Aprire la veste nel vento, molto importante. Esco. La cosa importante di aprire la veste nel vento è uscire proprio. Uno, così, due. Ancora. Aprire la veste nel vento. Oh, proprio così. Di punto, proprio così. Si esce. C'è il pericolo. Certo, Oh, subito l'altra mano, così. Ecco cosa ho fatto. Ti scorrere. Rivalgo. Il maestro ci raccomanda, quando fa questa tecnica qui, uno subito l'altra, quando c'è il colpo, lui ci raccomanda di non concentrare la forza qui, stai dura, ma no, di tirare e poi solleva. Sì. La mano che tira è più importante di quella che solleva, la mano che tira è più importante di quella che solleva, lui ci raccomanda. C'è un entrare in contatto e un colpire, sta scappando, trascina in giù l'energia, colpisce, quindi Pau En sostiene lo stendardo, contatto, gamba, trascina in giù l'energia, uno, due, lui viene verso il mio, sostiene, ha perso già tutto Pau En, deve sostenere lo stendardo, prende i capelli, prende i vestiti, colpisce mentre va indietro e tira in basso, e a questo punto di potenza, lui si oppone, opponendosi allora colpisce, non te ne freghi, ti interessa solo lo schiaffo, vai, colpo, subito, tira in basso, colpo, io pongo, ok,